I rappresentanti della Berceto Foundation, che tra l'altro quest'anno erano presenti numerosi alla festa dell'emigrante fatta proprio l'8 agosto, che è la giornata del ricordo, che si ricordano i nostri emigranti in giro per il mondo, hanno consegnato, come avviene tutti gli anni, il ricavato del pranzo che fanno nella prima domenica di marzo a New York da Ricardo's. E quello che guadagnano lo danno sempre al comune di Berceto per gli anziani, e in questo caso hanno dato $700 la Valtarese Foundation e $2500 la Berceto Foundation. Ecco, come verranno impiegati i soldi, sindaco? Noi stiamo cercando di avere quest'anno, che è un'estate eccezionale, abbiamo acquistato un pinguino e degli altri condizionatori per la casa di riposo, per quello che è, diciamo così, la sala divertimento e la sala pranzo, che sono molto illuminate con delle vetrate, che quindi quest'anno il caldo si è sentito anche a Berceto per delle persone che prevalentemente sono costrette al chiuso, sono costrette in casa, e quindi c'è questo sollievo di rinfrescare l'aria che abbiamo potuto fare grazie a questo contributo. Come si sono commiatati i bercetesi newyorkesi da lei? Con la promessa di rivederci il prossimo anno, la prima domenica di marzo, e la promessa di rivederci il prossimo anno all'ulteriore festa degli emigranti, che ormai anche Berceto dal 2009, grazie a un suggerimento di Daniele Iasoni, cerchiamo di fare ogni anno.